E buongiorno ragazzi, sono a Venezia perché ieri ho preso questa decisione all'ultimo secondo, quindi ho preso un treno stamattina alle 6.25 e sono arrivato adesso a Venezia, sono le 9.50. Non tornavo a Venezia da più di 11 anni, quindi non mi ricordo ovviamente le cose principali, ma voglio vederla con l'ottica del viaggiatore, non più con l'ottica del turista, e soprattutto sfruttando, ahimè, un momento in cui probabilmente la città sarà mezza vuota in assenza di turismo internazionale. Ed è una emozione incredibile, è super emozionante già dai primi passi subito fuori dalla stazione centrale di Santa Lucia. Sarà che non ci venivo da anni, ma è di una bellezza incredibile, cioè, è impressionante quanti canali ci sono, incredibile. Ma è Venezia ovviamente, sì, però non me lo ricordavo, incredibile. In uno dei primi grandi highlight di Venezia, questo infatti è Campo San Rocco, e quella che vedete dietro di me è la scuola di San Rocco, che a parte la facciata che è già di per sé bellissima con questo bicromia, con questa policromia di fatto di marmi diversi utilizzati, ma poi all'interno ci sono alcune delle opere più belle di Tintoretto, che lo consacrarono tra i migliori pittori di Venezia e comunque dell'arte italiana del suo tempo. E dietro di me invece la chiesa di San Rocco, che invece ha avuto la sfortuna di essere costruita proprio di fronte alla scuola e quindi oggi è passata completamente in secondo piano. È la chiesa di Santa Maria dei Frati, una delle chiese più importanti di Venezia, risale al XIV secolo. Come potete vedere anche dalla differenza con le altre chiese, qui infatti tutto il corpo esterno è costituito da mattoni, come nel gusto dell'epoca. Anche il campanile è del 1386 ed è sempre rimasto lì in piedi, non è mai crollato, non è mai stato restaurato, quindi è tutto in condizioni perfettamente originali. All'interno ci sono alcune delle opere più famose di Venezia, tra cui la pala dell'Assunta di Tiziano, ma anche la tomba di Canova. Anche qui, diciamo, non entro perché non interessa, nel senso che l'ho già vista, me la ricordo, però giusto per sapere, è una delle chiese appunto più interessanti sicuramente di Venezia. Il palazzo che vedete alle mie spalle, che oggi si presenta, diciamo, con un'architettura completamente diversa da come era in epoca medievale, è il Fondaco dei Turchi. Ve ne parlo perché è molto interessante il fatto che qui, diciamo, era data la possibilità ai commercianti turchi di stare e commerciare con Venezia anche nei periodi in cui le due potenze erano in guerra, e lo furono spessissimo per tantissimo tempo in modo frammentato, ma costantemente nel corso della loro storia. Ed era molto interessante perché questo era una specie di porto franco. Mi trovo al campo di San Giovanni Decollato, dove alle mie spalle c'è questa chiesa, la chiesa di San Giovanni Decollato, che ha avuto una storia incredibile perché è stata adibita a magazzino durante la seconda guerra mondiale, poi restaurata, sono stati trovati degli affreschi bizantini che si pensavano perduti, eccetera. Purtroppo è chiusa, è difficilissimo trovarla aperta, ma c'è una leggenda associata a questa chiesa qua e ve la voglio far vedere. Questo medaglione qui che vedete rappresenta una testa mozzata. Per tantissimi anni si è pensato che la testa rappresentasse San Giovanni, ma in realtà una leggenda locale dice che sia la testa la rappresentazione di un macellaio che viveva nei dintorni e che, diciamo, fu accusato di confezionare salsicce con carne di bambini. Quando le autorità locali lo scoprirono, fu condannato a morte, e la sua condanna fu proprio quella di essere decapitato, fatto a pezzi e dimenticato, la sua casa e la sua bottega distrutte e, diciamo, destinate all'oblio della storia, se non fosse per questo, diciamo, stemma qui che ne conserva la leggenda. Uno dei, penso, dei ponti più famosi di Venezia, ovvero il Ponte delle Tette. Perché si chiama Ponte delle Tette? Molto semplicemente perché questa zona c'era il bordello di Venezia. A Venezia la prostituzione non era illegale, era fortemente regolamentata, e diciamo i dogi stabilirono che piuttosto che adescare i clienti per la strada, che non era conforme, dovevano affacciarsi dalle finestre di questo ponte, intorno a questo ponte, con il seno di fuori, e da qui è rimasto
il nome che, per cui è conosciuto il ponte. Guardate quanto è stretto questo vicolo, cioè ci si passa a malapena. Ed eccoci in uno dei punti, penso, più famosi del Canal Grande, uno degli scorci più famosi del Canal Grande. Questa, guardate qua i palazzi come sono meravigliosi, e lì in fondo c'è una cosina che sicuramente conoscete. Ed eccolo qua, Sua Maestà il Ponte di Rialto. Pensate ragazzi che questo ponte era costato ben 250.000 ducati d'oro, cioè una cifra esorbitante, e per tantissimi anni è stato l'unico ponte che collegava le due sponde del Canal Grande, quindi un'opera ingegneristica unica nella sua nella storia. Poi diciamo ovviamente con il progresso tecnologico le cose sono cambiate, ma guardate che meraviglia, oltretutto non c'è nessuno, wow. Ragazzi, qualcosa mi dice che sono arrivato a Piazza San Marco. Mamma mia ragazzi, ogni volta che la vedo è un'emozione unica, unica, è una delle piazze più belle del mondo, non c'è nulla da dire e da fare. È impressionante la bellezza di Piazza San Marco, impressionante. Adesso poi voglio andare subito a vedere la Basilica, ma mio Dio, poi è vuota, è completamente vuota. Non c'è nessuno. Guardate che bella però la vista su Piazza San Marco da qui. Anche se secondo me comunque non giustifica il prezzo del biglietto, ma comunque si vedono anche meglio i mosaici del secondo livello. Basilica di San Marco affonda la sua storia in ben 8 secoli, infatti è stata continuamente rimaneggiata, modificata nel corso del tempo, nonostante la pianta originaria sia non di tipo italiano, comunque di fatto europeo, ma di tipo orientale. Infatti è indubbio che i veneziani, diciamo gli architetti che supportano la costruzione di San Marco, non si ispirarono solo ed unicamente alle architetture nostrane, ma anche a quelle, diciamo, del Medio Oriente, in particolare di Costantinopoli, anche, diciamo, perché la storia di Venezia fu spesso e volentieri incrociata con l'Oriente, sia per motivi commerciali ma anche di guerra, soprattutto nell'epoca delle crociate. E soprattutto, diciamo, San Marco è stata, diciamo, edificata con tantissimi materiali di spoglio, sia materiali di spoglio di monumenti vicini ma anche lontani, quindi materiali provenienti ad esempio da Costantinopoli, rubati durante le crociate. Le stesse spoglie di San Marco furono trafugate dall'Egitto e portate a Venezia, addirittura furono perse ben 2 volte durante la costruzione della Basilica, anche se finora, diciamo, si dice che quelle che siano conservate all'interno della Basilica siano le originali, ma ci sono parecchi dubbi. E poi la famosa quadriga che potete vedere, diciamo, sopra nel loggiato, quella viene appunto anche quella da Costantinopoli ed è di epoca romana, proveniente dell'ippodromo di Costantinopoli, poi infine il leone di San Marco che domina la Basilica. Ci sarebbe tantissimo altro da dire, ma non mi voglio dilungare troppo. Ecco, da qui è ancora più evidente la mescolanza di stili che caratterizza San Marco, con le cupole in stile bizantino, le arcate invece in uno stile più gotico, le lastre marmore, eccetera. Ma soprattutto accanto c'è subito la sede invece del potere temporale, il potere laico, ovvero il palazzo ducale, quella che è stata la sede per secoli del governo del Doge, che hanno governato la sede bellissima praticamente per tutta la loro storia antica. Ah, questa è in assoluto la mia parte preferita, la Basilica di San Marco, perché è costituita da tutta una serie di materiali di spoglio che vengono da monumenti romani, come sono queste colonne, ma anche da Costantinopoli, e praticamente tutte le colonne sono di materiali diversi, colore diverso, i capitelli sono diversi, le statue sono diverse, e poi c'è il gruppo dei tetrarchi. Probabilmente uno di questi rappresenta Diocleziano durante l'epoca della tetrarchia romana, e anche questa fu rubata da Venezia durante la quarta crociata. Praticamente hanno rubato di tutto, quasi tutta questa facciata è fatta con materiali di spoglio.
Devo dire che il sestiere di San Polo e Santa Croce è su un altro livello, secondo me, rispetto al sestiere di San Marco. È vero che c'è la piazza San Marco, ovviamente, che fa la differenza, però a parte i negozi di lusso, la parte, diciamo, abitativa non è granché, quindi, diciamo, finora il sestiere di Santa Croce vince su tutti. Vedete questo palazzo dietro di me? Qui è dove è nato e dove è vissuto Casanova, che già a 15 anni faceva la sua attività di Don Giovanni in questo palazzo, si chiama Palazzo Malipiero. Il ponte dell'Accademia, un ponte moderno del Novecento che però collega il quartiere di San Marco, il sestiere di San Marco, con il sestiere di Dorso Duro. Quindi sono appena arrivato nel sestiere di Dorso Duro e quella che vedete dietro di me è l'Accademia, ovvero la collezione d'arte più importante della città di Venezia, con tutta la sua storia artistica che viene affrontata in un unico museo, con tutti i suoi principali esponenti, da Tintoretto fino a Tiepolo. Quindi fondamentalmente sono contenuti i maggiori capolavori, anche questa l'ho vista anni fa, quindi la risparmio a questo giro, ma iniziamo a esplorare il quartiere, anche se questo nuvolo non è proprio gradevolissimo, però andiamo, dai! Vedete alle mie spalle è la fondazione Peggy Guggenheim. Spiego meglio il rapporto che c'è tra Venezia e Peggy Guggenheim. Semplicemente, appunto, dopo essere fuggita a seguito dell'invasione nazista ed essere arrivata a Venezia nell'immediato dopoguerra, appunto si stabilì a Venezia. Il rapporto con la città fu ottimo, anche perché cominciarono soltanto ad acquistare opere d'arte per la futura fondazione, ma soprattutto cominciò a investire moltissimo sull'arte italiana, in particolare sul futurismo, che fino a quel momento non aveva avuto questa grande visibilità, e invece appunto attraverso la posizione, la vetrina che offrì Peggy Guggenheim, diciamo, riuscì ad esplodere come un movimento artistico. E poi addirittura il legame con la città fu talmente positivo che quando morì venne accolta la sua richiesta di essere sepolta proprio nel giardino, insomma, tra le sue opere d'arte. Mi trovo adesso nella punta del sestiere di Dorso Duro, secondo me uno dei punti panoramici più belli della città di Venezia, anche perché guardate lì, esattamente di fronte a me c'è San Marco, si vede il campanile e il palazzo ducale, ma anche adesso vi faccio vedere il punto panoramico proprio della punta dell'isola. La chiesa che vedete dietro di me, in una città che è trasuda storia da ogni pietra, ecco, quella chiesa è stata costruita per volontà del comune cittadino dopo la fine dell'epidemia di peste. Infatti, dopo un'epidemia di peste particolarmente cruenta durante il XVI secolo, i dogi, diciamo, promisero e chiesero aiuto affinché la peste finisse, e nel momento in cui fosse finita avrebbero edificato una chiesa in onore della Madonna. Ed eccola qui, questo è il risultato. A me sinceramente questo tipo di architetture non piacciono, però è un gusto personale, ovviamente.